non mi trovo affatto completamente d'accordo quando dice il discorso del personale, perché io sono per certo anche che alla Villa Comunale c'è un ragazzo della borsa lavoro e che quindi può fare anche borsa lavoro, possono fare altre cose, sentiamo un velo pietoso, possono fare altre cose molto più grave, figuriamoci se non posso permettersi il lusso di andare ad aprire e chiudere la Villa Comunale. Non mi pare una cosa esagerata, quindi anche un qualche soggetto della borsa lavoro l'avrebbe potuto fare. Quindi sindaco, al di là dell'ironia della risposta, anche questo è un disservizio che si aggiunge agli altri disservizi che questa amministrazione sta collezionando di giorno in giorno. Dobbiamo prevedere che possono parlare gli altri consiglieri. Ha parlato il consigliere. È l'articolo 53, comma secondo. La risposta dell'interrogato, l'interrogante può replicare per dichiarare se si è soddisfatto o meno e per quali ragioni. E l'ha fatto il consigliere Cacciatore. Non c'entra nemmeno, è cambiato pure questo articolo. Ho capito, ma è un altro regolamento, mi scusa. Con rispetto a dall'articolo 52.4. Fai piacere. Sono dei dati sta parlando, mi sembrava vero che stesse per replicare. Il fine buono della parola, conoscendola, allora do lettura all'interrogazione che ha presentato lì. No, non ce n'è più, no, solo una ce n'era. Do lettura all'interrogazione che ha presentato lei al sindaco per sapere con carattere di urgenza dove scaricano i servizi igienici del cimitero comunale. Come ha detto lei, dice il regolamento, sarà trattato alla prossima seduta del Consiglio Comunale. Certo, può rispondere anche ora se vuole il sindaco oppure. Io ho bisogno di acquisire elementi per poter. Infatti deve verificare gli elementi per rispondere, va bene. Andiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è il quinto e l'ultimo punto, eventuale comunicazione del presidente, del sindaco, dei capigruppi e dei consiglieri. Do lettura alla nota che ho ricevuto da parte del consigliere Pullara Tamorello Costantino. Protocollo numero 3945 del 15 giugno 2011. A seguito, ne do lettura, a seguito del mio voto contrario espresso sul conto consuntivo rendiconto 2011 nella seduta del 25 maggio 2012, che ha costituito un chiaro segnale di dissenso dalla maggioranza consiliare, desidero dichiarare di aver assunto la mia indipendenza nell'ambito del Consiglio Comunale, sancendo così la mia collaborazione in posizione critica nei confronti dell'amministrazione attiva. Consigliere, lei ha legato pure una denuncia che ha fatto al comando dei carabinieri di Santo Stefano, alla stazione dei carabinieri di Santo Stefano. Vuole che ne dia lettura o ritiene che non è necessario? E perché viene verbalizzata e messa nelle verbali direttamente? Vuole che la leggo o viene messa? No, non è con lettura. Verbale di ricezione di querela orale svolta da Pullara Tamburello Costantino nato a Santo Stefano Busquina il 27 gennaio 1946, cittadinanza italiana, sesso maschile, coniugato, professione impiegato pubblico, identificato mediante patente di guida numero, non è con lettura, rilasciata dal prefetto di Agrigento in data 5 agosto 1985, residente a Santo Stefano Busquina, via Massaro numero 21, telefono, non ne do lettura, è relativa a diffamazione e calunnia, fatto avvenuto il 13 giugno 2012 alle ore 9 a Santo Stefano Busquina, Agrigento.
Il giorno 15 giugno 2012, alle ore 9:20, Santo Stefano Quisquina, presso gli uffici di stazione dei carabinieri di Santo Stefano Quisquina, avanti al sottoscritto maresciallo Micheli Salvatore, appartenente al comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue. Premetto di rivestire la carica di consigliere comunale del comune di Santo Stefano Quisquina del gruppo di maggioranza. In data 13 giugno 2012, alle ore 9 circa, uscendo di casa, venivo in possesso di un scritto anonimo che rinvenivo all'interno della cassetta postale della mia abitazione, ubicata in Santo Stefano Quisquina, dicendo via Massaro numero 21, il cui scritto risultava essere indirizzato all'assessorato regionale delle famiglie, delle politiche sociali e del lavoro, alla prefettura di Agrigento, alla procura della Repubblica di Agrigento, al comando stazione carabinieri di Santo Stefano Quisquina Agrigento, alla guardia di finanza della compagnia di Sciacca, responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Santo Stefano Quisquina, al sindaco del comune di Santo Stefano Quisquina, al presidente del consiglio comunale e dai capigruppo consigliari. Successivamente alla visione del contenuto del suddetto scritto, che fornisco in allegato ritenendolo offensivo nei miei confronti, sporgo regolare denuncia querela nei confronti degli autori dello scritto medesimo. Qualora il predetto autore dovessero essere identificati, mi riservo di agire legalmente nei loro confronti al fine di tutelare la mia buona immagine e per la tutela dei miei diritti. Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte. Sono stato vittima di diffamazione il 13 giugno 2012 alle ore 9, in non previsto altro, il fatto è avvenuto a Santo Stefano Quisquina Agrigento. Sono stato vittima di altre violazioni in materia di amministrazione della giustizia, calunnia, il 13 giugno 2012 alle ore 9, in non previsto altro, il fatto è avvenuto a Santo Stefano Quisquina Agrigento. Mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale. Per quanto precede, sporco formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione. Mi riservo la costituzione di parte civile per il riconoscimento del danno, no? A norma dell'articolo 107 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, decreto legge 28 luglio 1989, numero 271, si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge. Non ho altro da aggiungere né da modificare, fatto, riletto, confermato, sottoscritto in data e luogo di qui sopra. Ed è firmata da lei. Allora, ci sono altre comunicazioni? Sì, è arrivato, io non l'ho conoscente, si è arrivato a... l'anonimo. Diceva, mi pare ci è arrivato l'anonimo. Ci è arrivato il verbale, ma Presidente, prego, un attimo che mi ha chiesto prima la parola al capogruppo. Fare una considerazione. Questa lettera è stata inviata anche in capogruppo, l'ho ricevuto, io ce l'ho fatta questa lettera. E mi faccio una domanda, ma chi è che scrive queste cose? Perché non è la prima volta che il capogruppo e il consigliere arrivino a casa copie di denunce fatte contro impiegate, contro persone, contro eccetera, e che scrive queste cose. Semplicemente una domanda mi faccio e faccio un interrogativo, se così posso dire. Domanda è confermata, penso anche dagli altri, penso che la domanda di ci arriva anche da noi. Sicuramente abbiamo condannato queste cose, infatti, da sempre, con una allusione, un'offesa anche nei confronti del consigliere. Allora, in riferimento al protocollo del consigliere Bulgara Tamburello, il protocollo del 1945, del voto contrario, 15 giugno 2012, ho una controdichiarazione da fare. Allora, preciso che la dichiarazione di dissociazione della maggioranza del consigliere Bullara Tamburello Costantino è da intendere quale iniziativa esclusivamente personale, che non si condivide.
A nome mio e del gruppo che ha contribuito all'elezione del consigliere Pollara Tamburello Costantino, dichiaro che si rinnova la fiducia dell'amministrazione in carica, presieduta dall'ingegnere eletto Barone Stefano, di cui si apprezza l'operato, con la quale si continuerà a collaborare fattivamente fino alla fine della legislatura, tanto al fine di distinguere nettamente la nostra posizione da quella del consigliere Pollara. Grazie. Andostiamo a Vicina di 3-8-2012, l'assessore in carica. Consigliere Pollara. Consigliere, non è un dibattito, solo della comunicazione. Sto fare a voto. Con le parole però, consigliere. Scusate se vi richiamo. Di questa sera.
una perla, devo dire, nella collezione di fiasche del gruppo di opposizione. Ne abbiamo fatto riferimento poco fa, ma chi sta proprio, credo che sia una perla. Cioè, devo avere la possibilità di leggere questa nota indirizzata al sindaco, al segretario comunale del comune Santo Stefano Quispina, al signor Capodice Salvatore e alla prefettura di Agrigento, da parte del responsabile del procedimento, dottor Vincenzo Raetano, del Dipartimento regionale dell'autonomia locale. La nota che è pervenuta il 1 agosto e che si esprime in questi termini. Premesso che, con esposti a firma del consigliere comunale del gruppo di minoranza del codesto comune del 26 marzo 2012 e del 23 aprile 2012, acquisiti da questo dipartimento rispettivamente al numero del protocollo 5935 del 4 aprile 2012 e il protocollo 7482 del 1 maggio 2012, è stato segnalato a questo servizio una presunta violazione di quanto in oggetto indicato. L'oggetto era illegittima composizione della giunta e richiesta nomina commissario ad acta con nota protocollo 7286 del 26 aprile 2012. Questo servizio ha invitato il segretario del comune di Santo Stefano Quispina a voler relazionare in merito all'esposto presentato. Con nota del 9 maggio 2012 il segretario comunale ha relazionato in merito e fatto oggetto dell'esposto, inviando tra l'altro richiesta di parere al servizio primo di questo dipartimento. Con nota protocollo 9512 del 2 maggio 2012, questo servizio ha chiesto il predetto servizio primo copia del parere su indicato, e con nota protocollo 10538 dell'11 giugno 2012 e dell'11 giugno 2012 il servizio primo di questo dipartimento ha riscontrato la nota di bisogno. Esaminati gli atti pervenuti, ritenuto nell'ambito delle competenze ascritte a questo Dipartimento regionale delle autonomie locali, dell'assessorato regionale delle autonomie locali, della funzione pubblica, di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione del presente provvedimento finale, dispositivo. Per quanto sopra menzionato, tenuto conto in particolare delle controdeduzioni degli atti trasmessi dal segretario del comune di Santo Stefano Quispina, nonché del parere reso del servizio primo di questo dipartimento, il procedimento de quo viene archiviato. Quindi il procedimento è stato archiviato, in quanto la lamentata violazione dell'articolo 4 della legge regionale 6.1991, è un errore nel 2011, non trova alcun riscontro. Quindi non trova alcun riscontro, ripeto, la violazione dell'articolo 4 della legge. Relativamente al controllo degli atti deliberativi adottati dagli organi degli enti, si precisa che la norma prevedeva la competenza in testa ai colleghi. C'è una bella lezioncina su quello che bisogna fare per impugnare gli atti amministrativi. La competenza in testa ai colleghi centrale e provinciale, a seconda della tipologia. Abrogata detta norma, non è possibile per questo servizio a sospendere, annullare o revocare gli atti emessi in piena autonomia dagli enti locali, in quanto non è stata attribuita alcuna competenza alternativa al Dipartimento delle Autonomie Locali, che quindi non pone in essere né potrebbe farlo azioni preventive e o successive per il vaglio di eventuali profili di illegittimità degli atti adottati dagli organi degli enti locali. B. Nominare commissari ad acta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 24 della legge regionale 4491, ossia allorquando gli organi comunali o provinciali, sebbene previamente diffidati, omettano, ritardino o non sono comunque in condizione di, di compilare atti obbligatori per legge, atti obbligatori per legge, cioè atti la cui emanazione trova la sua fonte esclusiva in una disposizione normativa. Conseguentemente, eventuale istanza tendente ad ottenere la sospensione dell'esecutività degli atti amministrativi può trovare, nei termini previsti dalla legge, idonea sede di giudizio presso il TAR o inoltrando il ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione. In uno, con l'archiviazione del procedimento, ripeto, questa perla da aggiungere alla collezione del gruppo di opposizione,
consente anche di avere indicazioni precise su quello che bisogna fare nel caso in cui si voglia tendere a dimostrare l'illegittimità degli atti. Quindi credo che sia veramente una bella conclusione per la Pegna Sera. Prego, consigliere Poli. Sulla lettura di sostanzialmente dico, dopo la lettura di questo documento si può secondo me capire che l'ufficio ispettivo non ha competenza sul giudizio di carta, quindi forse dico, come ho detto prima nella sua relazione, l'errore nostro è stato quello di non trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica o eventualmente fare ricorso al TAR per quanto riguarda atti che noi riteniamo illegittimi, questa è la parola. L'errore è preso non arrendere per l'evidenza di un atto che è illegittimo. No, quello che è rilevante invece stasera, dico, alla luce di quello che è successo, e mi riferisco alla dichiarazione fatta dall'assessore Cacciatore sulla presa di posizione del consigliere Tamburello, la cosa che si può evincere sicuramente è che da stasera il sindaco non ha più la maggioranza in consiglio. Non ha più la maggioranza in consiglio, perché si capisce da quello che ha detto e dagli atti che eventualmente potrebbe leggere, non solo cosa abbia davanti, dico, per poter, dico, si capisce che la maggioranza non esiste più in consiglio, quindi no, sindaco, non è un punto, dico, per trattare, sì, questo è solo il momento delle comunicazioni, dobbiamo trattare solo le comunicazioni, sì, quei dibattiti politici, dico. Una valutazione che dovevo dare su quello che è successo, e mi sento di esprimere questo. La comunicazione invece che volevo fare era che dal 30 giugno 2012 io, in qualità di consigliere comunale, ho aderito ufficialmente al Partito Democratico. Resterò sempre nel consiglio comunale come indipendente, sicuramente fino alla scadenza del mandato, però questa è una novità che volevo trasmettere all'intero consiglio. Grazie. Piero Cacciatore, prego. Presidente, esito l'altro che si verbalizza tutto, dire che questo capogruppo ha chiesto di conoscere al nostro dirigente se avverso quest'atto si può fare un ricorso qui al TAR, per esempio. C'è scritto chiaramente se io devo fare continuamente, ma come no, io pensavo di avere risposto e pensavo inoltre che la mia risposta fosse superflua in quanto già è scritto nella stessa risposta fa risposto. Non voglio dire niente. Consigliere Cacciatore, prego. Grazie. Grazie Presidente, velocissimamente solo per due cose. Intanto per esprimere in qualità di segretario del Partito Democratico di Sant'Esimo ampia soddisfazione per l'adesione del consigliere comunale Franco Poleo, che va a chiudere, diciamo, un cerchio nel centro-sinistra stefanese che un pochettino aveva lasciato aperto e che oggi con soddisfazione possiamo dire che abbiamo colmato. L'assessore Cacciatore sottofondo dava qualche maliziosamente qualche commento. Certo, consigliere Poleo coerentemente rimane nell'ambito del centro-sinistra, non è uomo per tutte le stagioni come qualche altro assessore che si trova bene con qualsiasi maggioranza di destra e di sinistra, e quindi è giusto chiarire anche questo aspetto, anche quando non ha più il referente del consiglio comunale rimane attaccato coerentemente con la sede. Questo perché giustamente non siamo in tema di dibattito politico. Una comunicazione io volevo chiedere alla segretaria comunale, che a proposito di perle, una delle perle è la gara d'appalto del secondo lotto della villa comunale, dove il tecnico, l'architetto Perulla, ha fatto verbalizzare alcune cose di una certa rilevanza, potrei dire anche penale, anche questa è una perla di questa amministrazione.
riguardanti i lavori del controllore, dicevo, di piazza Montanina secondo lotto. Noi abbiamo chiesto, siccome già sono trascorsi diversissimi giorni, esattamente quasi un mese, abbiamo chiesto di prendere l'urgenza di sapere se, come è stato verbalizzato in quella gara, è stata avvisata l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e se è stata informata eventualmente acquisire la relativa lettera di trasmissione. Aspettiamo. Sì, io sono passati veramente diversi giorni. Sto sollecitando. Io sto soltanto sollecitando questo aspetto che è un'altra perla dell'opposizione, come era la perizia di variante che è stata bocciata, perché non era comoda, anche quella era una perla. E quindi questo si aggiunge a una grande perla dell'opposizione. Va bene, se non ci sono altre comunicazioni, vi chiedo chiusa la seduta, buona a tutti, buona serata.